È morta a soli 21 anni in un tragico incidente Giovanna Brancati mentre viaggiava sull'autostrada 1 diretta in Calabria dopo essere partita da Roma. La ragazza è morta sabato 25 novembre mentre viaggiava in auto con il padre per tornare a casa a Ravagnesi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo è rimasto ferito e si trova tuttora ricoverato, anche se da quanto si apprende non è in pericolo di vita. Come scrive fanpage.it, la ragazza e il genitore viaggiavano nel tratto di autostrada compreso tra Frosinone e Ceprano, quando si è verificato lo schianto mortale. Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo al volante ha perso il controllo dell'auto senza che altri mezzi fossero coinvolti, finendo per ribaltarsi sulla sede stradale e andando a sbattere contro il guardrail. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo alla 21enne. L'ipotesi al momento più accreditata sulla dinamica dell'incidente è che il padre della vittima abbia avuto un malore.